Una delle tre aquile d'oro nella 16ª edizione del premio Nassiriya a Montesilvano è per Don Agnello Manganiello, parroco di Scampia. Intanto, che cosa rappresenta per lei questo prezioso e interessante riconoscimento? Certamente è un riconoscimento anche soprattutto per i carabinieri, però quindi provo una grande commozione. Ricevere un premio che ricorda il sacrificio e anche il sacrificio della vita e l'impegno per portare in quei territori la pace, per portare la giustizia, il diritto. E mi ricorda anche ovviamente e mi impegna anche soprattutto ad essere nell'ambiente dove io vivo a Scampia, dove le problematiche in qualche modo sono diverse. Non ci troviamo in Iraq o in Siria, ci troviamo però in un contesto che ha tante criticità, non solo quella della povertà, del degrado, ma anche di una camorra che è invasiva, di una camorra che limita anche la libertà, limita l'esercizio della democrazia, no? Per quei territori, ma non solo la camorra, ma anche l'andrangheta, la Cosa Nostra. Ecco, laddove ci sono queste forme di associazione delinquenziale, criminale, c'è poca libertà. Ecco, allora il premio forse mi vuole riconoscere l'impegno che ho profuso nel combattere il male che in quelle situazioni, in quei territori è la camorra, l'incarnazione del male. Quindi una responsabilità ancora maggiore a creare le condizioni perché siano il territorio diventi sempre più quel luogo, territorio di pace, dove venga rispettata la giustizia, il diritto, dove il cittadino può aprire un negozio senza dover chiedere alla camorra il permesso.